Prima di cominciare il video abbiamo ben 4 saluti da fare. Un saluto a Donato Mennuti, a GiodaGamer89, ad Alessio Artigiani e a Tommaso Izzo. Ma si sente che sto raffreddato? Solo un pochino, vero? Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andrew Link in questo nuovo episodio di Razma Eleven 3 Ogre all'attacco. Ed oggi si va nel futuro. Perché si va nel futuro? Perché Kanon, il nipote di Mark Evans, è stato rapito dalla squadra Ogre e quindi tocca a noi salvarlo. Ha lasciato cadere un oggetto che dovrebbe essere suo telefono, o comunque sia un'apparecchiatura per andare nel futuro, per tornare nel suo tempo ovviamente, e un ragazzino l'ha trovata. Ma questo ragazzino dove si trova? Eccolo, è questo qui. Guardami il nuovo giocattolo, bello vero? Scommetto che ne vorresti uno anche tu, l'ho trovato su quel sentiero. Carino, ma cos'è? Ha una forma strana. Assomiglia a un telefono. Guarda, ha anche dei pulsanti e un microfono. Pronto? Pronto, mi sentite? Ah, Kanon, sei tu? Qui è Killard che parla. Oh, ha risposto qualcuno! Ok. Pronto, chi parla? Dicevo, ma questa voce sembra... Ma sei Mark Evans? È un onore per me parlare con una vera leggenda. Sei la persona che ha cambiato la storia del calcio. Un attimo, ma che dico? Non è il momento per queste cose. Scusa, dimentica quello che ho detto. Per caso, sai dov'è Kanon? È da tanto che non lo sento, comincio a essere un po' preoccupato. Oh oh, spero che quelli dell'Ogre non gli abbiano fatto nulla di male. Mark, vorrei che venissi qua per aiutarmi a cercare Kanon. Il dispositivo che hai in mano permette di viaggiare nel tempo. Lo vedi il pulsante grande? Kanon diceva di provenire dal futuro, da un'epoca lontana 80 anni dalla nostra. Quest'uomo non vorrà mica spedirti là. Questo deve essere il pulsante. Aspetta un attimo, Mark! No, invece sì! Perché siamo nel futuro! Guarda, davvero futuristico questo posto. È successo tutto molto velocemente. Wow, guardate che case strane e che strani vestiti che hanno qui, davvero bizzarri. Ci abbassa la voce, Celia, la gente potrebbe sentirti. Secondo la mia teoria, il dispositivo permette di viaggiare tra il presente e il futuro. In questo caso per loro sarebbe il passato. Quindi siamo 80 anni avanti nel futuro? Caspita, non riesco a crederci. Ok, mettiamoci a cercare i Kanon, chiediamo alla gente in giro. Va bene, nel prossimo episodio invece combatteremo contro gli Ogre, ma sarà molto difficile. Iniziamo da questo signore che sembra stia lavorando. 80° anno, il mercatone G. Ah, ok. Non mi sembra di essere un po' all'antica? Io portavo dei vestiti del genere quando avevo la vostra età. No! L'esercito sostiene che giocare a calcio ci rende deboli. Beh, a me non sembra. Il calcio è uno sport eccellente che dà forza e mantiene sempre in forma perfetta. Infatti è un po' che non gioco. Un momento, offerta speciale sulle auto a levitazione magnetica, chiamalo 044... Ah, perché mi avete distratto? Stavo cercando di leggere quell'annuncio! Non riesco a leggerlo, uffa... Potevi dirmi il numero, no? Come? Calcio? Sfide? Qui non facciamo questo genere di cose. Le autorità non ce lo permettono. Oh, mi dispiace. Avete un odore piuttosto bizzarro. Ok, andiamo in su, credo? Oh sì, possiamo andare in su. Ah, vedere i militari marciare avanti e indietro da questo punto. Ah, allora sì, mi sa che stiamo andando nel posto giusto. Stiamo andando, eh? Nessuno può passare oltre senza chiave. No. Non è vero. Ok, per il momento non si apre. Ok, allora è vero. Ho sentito dire che nel passato le macchine si guidavano sulla strada. Ve lo immaginate, le gomme che toccano terra? Sì. In effetti sì, così funziona. Questa è la casa di Kanon Evans, lo conoscete? È un calciatore davvero bravo. Bene, allora andrò subito a vedere casa sua. Questa non si apre. Beh certo, non è che si può entrare in casa di altri così come ci pare e piace. Parte tranne quella di Kanon. Questa deve essere la casa di Kanon. Potremmo trovarlo qui. Ehi, Kanon! C'è nessuno? Non sembra. Forse non c'è, la porta è chiusa a chiave. Chissà dove sarà. Beh, rimanere qui non ci servirà molto. Andiamo a vedere se troviamo questo professor Killard. Hai ragione, Nelly. Cerchiamo il professore. Ma dove cominciamo, però?
Proviamo ad andare qua giù. Vediamo un po'. Sì, si può andare qui. Wow. Tu che mi dici? Ok, dovrebbe essere quassù, credo, perché sembra l'unico posto dove possiamo andare. Ok, abbiamo il professor Killard. Ok, molto indugio. Ok, va bene, buono, buono qui, buono qui. Salve! Professore! Dove si sarà cacciato quel ragazzo? Spero solo che quelli dell'Agri non l'abbiano acciuffato. Non oso immaginare cosa sarebbero capaci di fare. Perché mi assalgono queste terribili visioni? Mi scusi, è lei professor Killard? Certo che sì, e tu devi essere Mark Evans. Perbacco, tu e Cannon siete davvero due gocce d'acqua. No. Permettimi di stringerti la mano. Ah, ok. Piacere di conoscerla. Siamo qui per cercare Cannon. Sa dove potrebbe essere? Temo di no. Ho cercato dappertutto, ma senza successo. Il dispositivo si sta attivando. Potrebbe trattarsi di Cannon. Pronto? Professor Killard, sono Bash Lancer. Bash. Bene, bene, Mark Evans. Quindi sei riuscito ad arrivare fino ai giorni nostri. E giusto in tempo, direi. Cannon Evans è in stato di detenzione con l'accusa di attività sovversiva. Con il suo arresto intendiamo dimostrare ai nostri cittadini che la resistenza è inutile. Ma... ascoltami, Evans. Se vuoi vedere prigioniero, devi venire allo stadio dell'Ogre Academy. Dobbiamo sconfiggerti definitivamente e costringerti ad abbandonare lo squallido gioco del calcio. E ci riusciremo. Bisnonno, non ti preoccupare per me, mettiti in salvo! Cannon! Butta male. Butta male, che termine è? 20 anni fa si stava butta male. Dobbiamo andare allo stadio immediatamente. Ho sentito parlare di quello stadio. A quanto pare è un posto davvero pericoloso. È stato costruito sottoterra e soltanto gli ufficiali militari di alto rango hanno il permesso di accedervi. E allora noi come faremo a entrare? Già, come faremo? Fammi pensare. Se non ricordo male, Cannon diceva di avere una chiave con cui poteva entrare nei tunnel situati sotto la città. Se riuscissimo a trovare quella chiave, forse potremmo entrare nello stadio. Credo proprio di sì. Forse dovresti cercare a casa di Cannon. Tieni, prendi questa. Perché tu hai la chiave della casa di Cannon? Perché ce l'hai? Cosa dovrei pensare ora io e te? La casa di Cannon si trova a nord della zona residenziale. Buona fortuna. Quindi se noi fossimo andati prima qui, non avrebbero fatto la scena. Cioè, sarebbe potuto accadere lo stesso? Oppure dovevamo cercare prima la casa di Cannon? Ma va bene, basta con le domande. Entriamo a casa sua. È davvero singolare. È qui la chiave? No. Dove potrebbe... ah, eccola. Ma vive da solo, vive. Chiave per accedere ai tunnel. La lascia lì per terra, senza alcun riguardo. Questa deve essere la chiave di accesso all'area sotterranea della città. Con questa dovremmo riuscire ad entrare nello stadio. Lo spero, Mark, lo spero davvero. Veramente io potrei anche riuscire ad andare oltre il cane, vedi? Però non mi ci fa andare, maledetto il gioco. Va bene, dunque, la chiave serve appunto ad andare qui sotto per combattere contro gli ogre. Ma intendo usarla nel prossimo episodio che caricherò appunto prossima settimana. Intanto caricherò Inazuma Eleven Strikers, inizierò a caricare. E perché devo allenarmi qui, sono al livello 40 neanche, 39 sto, al 39. E devo arrivare almeno a 75-85, tra 75 e 85, insomma. Hanno livelli molto molto alti, quindi purtroppo devo allenarmi duramente. Quindi Cucci, per questo video è davvero tutto. Vi ricordo come sempre che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!